Ciao a tutti, ciao amici di Radio Francigena. Siamo partiti questa mattina per la quarta tappa, ormai superati i 100-120 km di cammino e quindi si comincia a entrare realmente nella dimensione del cammino. Tappa di 20 km e da Ponte da Lima a Rubies, una tappa che è considerata la tappa di montagna, la tappa più dura, quella da Ironman. No, sto scherzando, e comunque si raggiunge l'altopiano fino a 450 metri se non sbaglio. Qui non sono né Pirenei, non sono Alpi, non è né il passo del Gran San Bernardo né il passo della Cisa. Comunque qui, essendo un cammino di chilometri, chilometri, chilometri in piano, anche un altopiano di 400 metri, quando sono in pochi chilometri concentrati, può essere un pochino faticoso. Sono gli ultimi metri prima di arrivare al top di questa vetta. Bello il paesaggio con conifere, con pini, boschi, quindi si è camminato all'ombra. E ho pure incontrato prima di arrivare qui una pianta di kiwi. Bah, non l'ho mai vista, devo dire, dal vivo, ammetto la mia ignoranza. Quindi bel paesaggio, mancano 4 km alla fine. Abbiamo incontrato anche un po' di pellegrini, perché devo dire la maggior parte dei pellegrini poi vengono a fare gli ultimi chilometri di cammino, gli ultimi 200, quindi 8 su 10 di quelli che fanno il cammino verso Santiago, il cammino portoghese, sono pellegrini che partono da Porto. E quindi stamattina ragazzi francesi, tanti ragazzi italiani, ci dicevano che sono i tedeschi quelli più numerosi, insieme appunto agli italiani, polacchi, portoghesi pochi. Come si diceva il primo giorno, non è che se lo filano tantissimo questo cammino portoghese, mentre di spagnoli sì, ce ne sono. Ancora una volta ieri bella scoperta del cibo locale e del vino locale. Ormai sto diventando uno specialista del pesce, che si spende tra l'altro poco per qualsiasi tipo di porzione di pesce, dal polipo alla famosa dorada al baccalà, condito in qualsiasi modo. Questo è un bellissimo paesaggio che si trova a 450 metri. La tappa finirà nel giro di un'ora, un'ora e mezza, credo. Si finirà in un piccolo villaggio. Nella parte l'auberge dei pellegrini non c'è granché, ma è bella anche la condivisione che si trova a fine tappa, dove magari si condivide un piatto di pasta fatto in maniera molto spartana. Speriamo che ci sia almeno anche il sale e l'olio, quando diventa veramente allo stato primitivo. Basta, quindi volevo raccontarvi in sintesi questa bella tappa, che devo dire è quella che più di tutte fa sentire a contatto con la natura e il cammino è soprattutto quello, qualcosa che ci, devo dire, avvicina moltissimo alla natura e ci dà questa sensazione molto bella, che è un qualcosa di unico che si fa nel momento in cui appunto si cammina non sull'asfalto come oggi su mulattiere o su strade, piccole strade o piccoli sentieri di montagna. Ok, prima di concludere, Alberto, se puoi, cerca di limare un po' questa mia R, perché mi dicevano che è un pochino troppo eccessiva e quindi vedi di fare quello che si può. Grazie, ciao a tutti, buon cammino, a domani.